Mi sembra doveroso iniziare con un pensiero per Wojciech Szczęsny, quindi in bocca al lupo Tech, spero che non sia niente di grave. Da quanto ho capito è stato già sottoposto a degli accertamenti, sembra essere tutto ok. Non lo so, un attacco di panico? Può essere stata una roba del genere? Mi sono veramente preoccupato tanto quando nella prima frazione ho visto Szczęsny in quelle condizioni portarsi la mano al petto e addirittura uscire in lacrime. Un Szczęsny che in realtà nel primo tempo era stato probabilmente il migliore in campo. E immaginare un Perin costretto a entrare in un momento comunque difficile, in cui lo Sporting aveva iniziato a prendere in mano il pallino del gioco, aveva iniziato a creare problemi nella retroguardia della Juventus, beh, ho detto, ecco, questo è sicuramente qualcosa di problematico. E invece nel secondo tempo, poi se vogliamo, forse il migliore in campo è stato proprio Perin. Quindi da una parte Szczęsny, dall'altra Perin, la Juventus che porta a casa un 1-0, una vittoria importantissima, di un'importanza vitale, anche e soprattutto grazie agli interventi degli estremi difensori, e credo che già questo sia un indice, vada in una direzione, vada a spiegarci cos'è stata la partita di questa sera. Una partita che la Juve vince, appunto, come dicevo prima, vittoria importantissima, risultato meraviglioso. Ma è un risultato meraviglioso che ti devi prendere, portare a casa e stare zitto proprio perché, secondo me, è immeritatissimo. Per me la vittoria della Juve questa sera è immeritatissima. Quindi è il risultato migliore possibile. Già lo 0-0, secondo me, sarebbe stato un risultato che stava abbastanza stretto allo Sporting, che è arrivato a Torino a fare una partita tosta, una partita di un certo tipo, una partita da squadra che vuole assolutamente cercare di provare ad arrivare in semifinale di una competizione che per i risultati di stasera lascia ancora tutto aperto al ritorno. Addirittura United che all'ultimo secondo, al 92esimo, da quanto ho visto, pareggia con l'autogol di Harry Maguire. Quindi veramente l'1-0 del Feyenoord sulla Roma, l'1-0 della Juve sullo Sporting, il 2-2 dello United, dell'1-1 dell'Everkusen, tutto in bilico. In semifinale ci può andare chiunque. Però noi a maggior ragione dobbiamo prestare attenzione perché non so quante volte il calcio ti permette di fare queste vittorie con un grado di merito abbastanza basso. Perché questa sera noi siamo stati davvero caotici, confusionari, un brutto atteggiamento, anche secondo me una squadra messa male in campo, che ha provato a trasformare quella che doveva essere la partita più importante, no? Giocata fino adesso ad aprile in una partita che poteva veramente trasformarsi in tragedia. Io credo che la Juventus possa fare meglio di così e non solo possa, ma debba fare meglio di così, e questo passa necessariamente da come vengano preparate le partite e come vengano sistemate le squadre in campo, perché poi il posizionare le squadre e il tipo di partita che si sceglie di fare traduce tutto in atteggiamento. E l'atteggiamento della Juventus stasera non mi è piaciuto per niente. La disposizione in campo della Juventus non mi è piaciuta per niente perché non basta mettere in campo il tridente, poi bisogna anche spiegare ai giocatori cosa andavano a fare. Mi è sembrato di vedere la stessa identica prestazione di Juventus-Fiorentina del 12 febbraio, quindi di 2 mesi fa, quando per la prima volta Allegri decide di mettere il tridente, Chiesa, Di Maria e Vlahovic al primo minuto in un 3-5-2, anzi in un 3-4-3, che ha avuto le stesse problematiche di questa sera. Giocatori sì, posizionati in campo, però poi ragazzi male. Quella volta vinciamo 1-0 gol di Rabiot, questa volta vinciamo 1-0 gol di Gatti. È una partita già vista, una partita nella quale proprio i portieri si devono confermare, devono essere in grado di portare a casa la pagnotta. Meraviglioso, meraviglioso il fatto che abbia segnato Federico Gatti, è qualcosa di stupendo, è una delle vittorie del calcio, una vittoria del lavoro di chi ci crede sempre, di chi non molla mai, di chi arriva dalla periferia, di chi arriva con il culo fatto, perdonatemi il termine, perché Federico Gatti il culo se l'è fatto e ha saputo aspettare il momento giusto e vincere una partita europea con il suo primo gol in maglia Juventus, con il suo gol. Uno che viene dalla Serie B, viene dalla gavetta, uno che viene dalle categorie più piccole, uno che faceva un lavoro umile, decide una partita europea con la maglia della Juventus con il suo gol. Perdonatemi, ma è la storia del calcio per eccellenza, più bella di tutte da raccontare. Così come questa è una bella storia del calcio, c'è una brutta storia del calcio relativa appunto alla partita della Juve. E dato che secondo me siamo stati veramente graziati questa sera ai fini del risultato, perché
lo Sporting meritava almeno un gol, almeno un gol meritava stasera, e bisogna portarsi a casa questo furto con scasso legalizzato, perché ovviamente il bello e il brutto del calcio, nel senso che è sempre imprevedibile, e anche all'interno di partite con un dislivello tale poi vince la squadra che è sembrata più in difficoltà e che è stata più in difficoltà, che è stata la Juventus. Però io non posso accettare che la Juventus arrivi a metà di aprile con la possibilità di giocarsi veramente la vittoria in questa competizione, perché non mi pare che ci siano squadre imbattibili, irresistibili o con un grado di difficoltà da paragonarle ai vari City, Bayern, Real, Chelsea o Napoli stesso. E quindi noi dobbiamo veramente iniziare a capire che questa roba non è francamente accettabile. E mi dispiace da matti, ma l'allenatore deve iniziare a capire che se vuole davvero portare a casa dei risultati, questa roba non è sufficiente, perché la Juventus l'anno scorso non ha vinto e perché il tifoso della Juventus in questo momento, anche e soprattutto per via di quello che sta succedendo fuori dal campo lato Juventus, vuole togliersi la soddisfazione e portare a casa un trofeo. E per quanto mi riguarda, in questo modo un trofeo non lo porti a casa. È difficile portare a casa un trofeo, perché se le partite non le chiudi, vedi Coppa Italia con l'Inter. Se le partite non le aggredisci, vedi Serie A con la Lazio. Se le partite non le giochi, vedi questa sera con lo Sporting, diventa veramente complicato poi portare a casa il risultato pieno, il bottino pieno. Il 3-4-3 non mi è piaciuto, ho avvertito l'assenza a centrocampo di un uomo in più e banalmente abbiamo ruotato i giocatori in una maniera incredibile, sembrava di giocare a pallavolo, che prima uno batte, poi va a ricevere, poi va a rete. Chiesa nel primo tempo sarà stato dirottato tra destra, sinistra, centro, mezzala una decina di volte abbondante. Locatelli confusionario, al suo fianco mancava appunto un giocatore come Fagioli in grado di dare ordine. Locatelli migliora Fagioli, Fagioli migliora Locatelli, Locatelli e Fagioli era più migliorano la Juventus. Quindi dobbiamo capire che se vogliamo giocare con la difesa 3, probabilmente tra attaccanti non siamo in grado di supportarli, perché siamo organizzati male, siamo disordinati. Non siamo in grado di far occupare agli attaccanti le posizioni congrue, perché poi gli viene richiesto un extra in difesa che poi non sono in grado di dare, perché non è che Chiesa può tutte le volte venire giù e per tornare su prendere palle e saltarmeli tutti. Che neanche stiamo parlando di Ronaldinho contro i pulcini dell'Albino Leffe, stiamo parlando di un giocatore che rientra da un crociato all'interno di una competizione complicata come l'Europa League contro una squadra complicata e che corre come lo Sporting Lisbona, organizzata, perché a differenza del Benfica, che mi era sembrata una squadra veramente molto forte quando l'abbiamo affrontata, questo Sporting non mi è sembrata una squadra irresistibile, mi è sembrata una squadra buona, ha fatto un'ottima partita, ma una squadra semplicemente organizzata che sapeva cosa fare col pallone tra i piedi. Noi col pallone tra i piedi invece dobbiamo cambiarci il pannolone, perché non abbiamo mai idea di cosa fare quando abbiamo il pallone noi. E a tratti arriviamo addirittura a metterci in difficoltà cercando di portarci in area i giocatori, perché abbiamo sempre questa volontà di fare questa difesa posizionale che ci porta a schiacciarci, e il nostro baricentro è sempre basso e non siamo in grado di risalire, perché veniamo su male, non siamo in grado di ripartire, siamo imprecisi nei tocchi. È un insieme di problematiche gravi ed evidenti per quanto mi riguarda, arrivati a questo punto della stagione. Quindi io non ho nemmeno più, non, ve lo dico tranquillamente, non ho la speranza che queste cose migliorino, perché la Juve ormai è malata. La Juve terminerà così la stagione, con queste problematiche. Però un tantino in più di organizzazione, senza sempre avere l'impressione che venga improvvisato il tutto e che si entri in uno spogliatoio, oggi si gioca con tre davanti, oggi si gioca con quattro, oggi terminiamo con il 4-4-2 con quattro centrocampisti in linea. Cioè, mi sembra sempre che ci sia questa continua ricerca dell'improvvisazione, che a questi livelli e in questo momento con il calcio che va in questa direzione, secondo me non può pagare. E l'anno scorso è stata abbastanza evidente questa cosa. Quest'anno abbiamo la possibilità ancora di giocarci due trofei, graziati dallo Sporting questa sera e dalle parate dei nostri portieri e dal gol di Federico Gatti. Dobbiamo mandare giù questo boccone amaro, preparare la partita col Sassuolo e poi prepararci, perché giovedì prossimo è già dietro l'angolo,
e non vorrei giovedì prossimo a quest'ora ritrovarmi con un umore amaro, perché questa sera il mio umore è positivissimo per la vittoria, proprio perché so che questa vittoria probabilmente non ce la meritavamo.